Ciao a tutti cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Autorivoluzione. Sapete il format che esce ogni giovedì con un po' di amici di YouTube dove parliamo di autoproduzione, questa forma di rivoluzione molto importante che ci può portare ad essere indipendenti sotto molti punti di vista, uno dei quali potrebbe essere quello energetico. Sapete che anch'io nel mio piccolo ho cercato di essere il più indipendente energeticamente parlando possibile. E oggi parliamo appunto di questo tema con Mauro, perché negli ultimi anni soprattutto si è abbastanza diffusa, ecco, questa, non la chiamerei moda, diciamo, questa tendenza, diciamo, ad acquistare una stufa pellet, ma l'acquisto della stufa pellet e soprattutto la manutenzione richiede un po' di attenzione. E oggi quindi cerchiamo di capire insieme, prima un po' come funzionano le stufa pellet. Magari facciamo due calcoli al volo, avevo scritto un vecchio articolo tempo fa sul risparmio, sull'utilizzo dei pellet, su quali scegliere, ma soprattutto ci concentriamo sulla questione della manutenzione ordinaria e straordinaria, tale che la nostra stufa sia sempre efficiente, il che è importante e anche sicura soprattutto. Quindi intanto Mauro, benvenuto e grazie mille per essere con noi oggi. Senti, Ciao Francesco, benvenuti a tutti, grazie. allora io inizierei proprio dalle basi, no? Cioè, giusto per inquadrare, ecco, la questione stufa pellet, no? Una persona che volesse installare una stufa pellet, ecco, cosa deve fare? Deve acquistarla, deve avere una canna fumaria? Come funziona un po' questa cosa? Ecco, sì, bella domanda. Diciamo che in linea di massima io parlo per esperienza perché appunto mi presento da questo punto di vista e tanti dei tuoi follower, comunque delle persone mi conoscono come Mauro degli Orti di Mauro. Io in realtà in una vita precedente a quella degli Orti di Mauro ero un tecnico di caldaie, stufe a pellet, a legna e ho fatto l'idraulico per 20 anni. Quindi, bene o male, nel settore mi sono inserito e poi sono un po' uscito dopo quando. Dunque, la prima cosa che io riscontravo, il primo problema grosso che ho sempre riscontrato quando arrivavo appunto a fare le manutenzioni, le installazioni, queste cose, era che una stufa a pellet, nel caso specifico parliamo di stufa a pellet, ma questo vale per tutte queste cose. Venivano collocate in luoghi magari sbagliati, non molto centrali all'appartamento, oppure per collocarle nel luogo più adatto all'appartamento si facevano chilometri di tubo, per modo di dire, però spostamenti fuori norma, fuori logica, dei fumi o cose del genere. Quindi una delle prime cose indubbiamente da tenere in considerazione è che queste stufe scaldano per come vengono dichiarate se le collochiamo in spazi aperti. Quindi in un open space sicuramente una stufa pellet dal top del top di quello per cui è stata progettata. In un appartamento suddiviso tutto a locali, appunto, con le porte, con tutti questi ostacoli fisici, a questo punto si riduce molto il suo. Rischiamo di avere delle stanze super riscaldate e altre fredde, come per esempio sempre il bagno, quindi dovevo andare poi a integrare con l'elettrica. Qui ci sono poi varie sfumature, ci sono altre stufe, altre possibilità anche per andare a migliorare anche questa condizione. Però la prima cosa che mi sento di consigliare alle persone è non partite diretti pilotati dall'offerta piuttosto che da tutte le chiacchiere che possono fare anche i venditori, perché sono stati formati per quello. Ma ragionate se il vostro appartamento, la vostra situazione si presta per questo tipo di. O anche. Sì, dimmi No, pure. capisco, cioè, il primo punto è questo, no? Proprio importante capire se l'ambiente in cui vogliamo installare la stufa è un ambiente che ha queste caratteristiche, no? Giusto? Perché se invece immagino anche che sia interessante magari per ambienti piccoli, cioè se tu hai una casa molto grande magari ne scalderai una parte, invece se hai una piccola casetta di montagna potrebbe essere molto interessante come tipo di Sì, riscaldamento, oppure no, non lo so. non la stanza però, perché Certo. per esempio tecnicamente ho trovato grossi problemi e poi arrivavo, c'era un vecchietto, mi ricordo, perché io riporto bene o male sempre i miei Chiaro, accaduti vari, chiaro. e c'era questo vecchietto invalido in questo letto, sai, quei letti da invalidi, con sta stufa che andava in crisi ogni 20 minuti, ma per forza, in una stanza dove erano raggiunta la saturazione totale
non era più possibile fare nulla. Infatti, io ho detto a questi signori: ma in questa camera non può starci una stufa, signora, abbiate pazienza. Perché scalda molto e anche molto Perché rapidamente, scalda no? molto, andava in sovratemperatura, andava in crisi il sistema, poi c'è tutte le varie protezioni che intervengono e questa stufa era più il tempo che stava spenta che accesa. E poi E quindi... naturalmente deve essere collegata ad un camino classico oppure si possono costruire camini magari esterni, nuovi? Sì, mi puoi fare di tutto. Ah, ok. Devo considerare una cosa. Un conto è il tubo di collegamento, che è il canale da fumo. Sì. E un conto è la canna fumaria, sono due cose ben distinte. Noi siamo abituati a chiamare canna fumaria tutto. In realtà il punto di collegamento dall'apparecchio che va fino al muro, quindi alla rosone, alla canna fumaria, è il canale da fumo. E per fare questo qui ci sono delle regole ben precise, pendenze, distanze, cambi di direzione. E nelle stufe a pellet non sottovalutate assolutamente questo aspetto perché richiedono parecchia pulizia e quindi avere troppi metri di tubo in casa, oltre a essere fuori norma, diventa una complicazione quando c'è da pulirla. Altro è da lì in avanti quello che va a tetto, quindi canna fumaria. Canna fumaria deve essere funzionante, oggi come oggi addirittura certificata, quindi ci sono un sacco di complicazioni. Quello che invece va all'esterno e fa la canna fumaria esterna è un volume tecnico e lì intervengono anche le DIA, comunque anche lì le normative entrano in gioco perché non è possibile in qualsiasi facciata, in qualsiasi ambiente fare una canna fumaria esterna e scaricare a tetto così come vogliamo, cioè devono essere predisposte queste cose, quindi Sì, verrà un tecnico trattate da anche un del tecnico. comune a vedere Sì. se dal punto di vista ambientale, estetico, ci sta, no? Giusto? Una cosa del genere, immagino. Ricordiamo che ancora per il 2020 c'è la possibilità di avere uno sconto sulle spese sostenute delle stufe a pellet, quindi c'è un 50% sulla spesa se si stanno facendo dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione e un 65% sulla spesa se questi lavori portano ad un miglioramento energetico, no? In qualche modo. E ovviamente non si va oltre i 30.000 euro di spesa, anche se... Insomma, per lo stufa pellet mi sembrano tanti, ma all'interno di Sì. un quadro di riqualificazione energetica, ecco, può essere una cifra anche piccola in questo caso. Quindi ci sono queste detrazioni, questi sconti. Senti, Mauro, e quindi poi il funzionamento della stufa pellet classico, immagino sia quello di riempirla di pellet e accenderla, no? Tutto qua. Non sottovalutiamo l'aspetto del cablaggio elettrico perché comunque sono stufe che per accendersi hanno mediamente una resistenza che va dai 250 ai 300 watt, quindi di assorbimento elettrico, quindi per favore, ve lo chiedo proprio per favore, non fatemi vedere quelle cose di quelle prolunghe attaccate in qualche maniera, cioè se mettete una stufa pensate anche che vicino a questa ci vuole un attacco della rete elettrica, non con queste ciabatte e riciabatte sopra le riduzioni e riduzioni che poi alla fine salta in aria tutto quanto, va in corto la stufa e magari anche l'impianto elettrico. Ecco. Io non sono perché almeno un minimo di sicurezza di normativa di intesa come, non come imposizione, ma intesa come tosto tranquillo in casa Propria ci sicurezza. voglia. Gli ambienti, cioè finito l'epoca di quando andavamo in cantiere e trovavi il muratore con i fili infilati e due stecchini di legno dentro nella presa perché non aveva cambiato la spina. Grazie a Dio è finita, è dal 56 che esistono regole sulla sicurezza nel lavoro, per esempio. Queste esistono anche per le abitazioni. Quindi tu sapevi, per esempio, Francesco, che il più alto numero di infortuni negli appartamenti è proprio a causa delle massaie che facendo i lavori domestici si fanno poi del male. No, non lo sapevo. Sapevo che i lavori in casa, insomma, gli infortuni in casa sono molto elevati. Non sapevo che era legato a questo. Io per esempio ho sempre consigliato a tutti e anche alle mie ragazze in casa, quando si lavora per esempio in quota, poi se vai in un condominio ancora peggio, se vai a lavorare sulle finestre devi chiudere la tapparella o chiudere le imposte. Non lavori davanti a una finestra lavando i vetri, come vedi delle persone con i piedi sul davanzale, perché quelle cose lì Chiaro, sono... molto, molto pericoloso. Allora, molto Quindi quello che voglio interessante. dirvi è veramente, pensiamoci perché effettivamente... Allora, magari l'abbiamo dato per scontato, ma oggi parliamo di stufa pellet perché appunto è un modo alternativo di riscaldarsi se si usa appunto questi accorgimenti importanti che abbiamo detto, perché poi permette anche di risparmiare, no? In maniera interessante. E io, credo anche tu, Mauro, abbiamo la stufa quella a legna classica.
e quindi ci tagliamo la nostra legna, anche io vado nel bosco, mi taglio la mia legna e questo comporta un buon risparmio. Però anche la stufa pellet, diciamo che permette di risparmiare bene. E anni fa, qualche anno fa, adesso non mi ricordo quando, vado a vedere, beh, correva l'anno 2013, avevo fatto due conti più o meno, e magari mi puoi confermare se questa cosa ti torna un po'. È un vecchio articolo che ho ripescato dal mio blog, dove avevo fatto un calcolo così spannometrico, e ero arrivato a calcolare, diciamo, che più o meno installare una stufa pellet ti porta ad un risparmio sul normale gas, ecco, di riscaldamento, di qualcosa come 380-400 euro l'anno, e te la ripaghi in 3 anni più o meno. Non so se ti tornano questi conti, se ti sembra una cosa Sì, verosimile. è verosimile ancora, sì. Ecco, e poi ero arrivato alla conclusione che invece riscaldarsi con la legna da ardere classica del bosco, soprattutto perché se te la puoi tagliare non ti costa niente, risparmi molto di più, ecco. Però qua è interessante perché appunto è un modo di riscaldarsi alternativo. Senti, poi immagino che ci sia differenza anche tra pellet e pellet, no? Quelli che da bruciare, giusto? Perché ci saranno quelli di maggior qualità e di minor qualità. Questo è un argomento delicatissimo perché tutti producono tanto pellet, più o meno arriva tutta qualità abete, abete rosso, il faggio, misto faggio. Io ho trattato io stesso, per esempio, tanti anni fa ho trattato il legno addirittura di castagno, Sì. detannizzato, che subiva un procedimento particolare perché era una ditta un po' particolare, quindi non voglio stare a fare pubblicità adesso, però effettivamente c'è vari tipi di pellet, non tutti sono adatti per una stufa piuttosto che per un'altra. Diciamo che in linea di massima anche loro come produttori di combustibili e gli stessi produttori delle stufe hanno delle linee guida. Se seguono le linee guida io sono perché tutto vada sempre bene. Poi ci sono delle stufe un pochettino più rognose per come sono state concepite, altre un po' meno, quindi c'è per esempio la stufa che è sempre andata bene con il famosissimo pellet austriaco e c'è quella che invece se brucia il misto faggio va altrettanto bene. Questo è abbastanza delicato, infatti prima di fare delle mega forniture di pellet consiglio sempre di provarne qualche sacco, di vedere come si comporta l'apparecchio e di prendere sempre in considerazione il fatto che non sempre va così, perché diamine, ma è sempre lo stesso, è la stessa ditta, vede i sacchetti sono tutti gli stessi, ma cosa cambia? Le piante non sono mica tutte le stesse, quando hanno fatto il pellet non hanno usato una pianta sola per fare tutto il Eh bancale, ne hanno certo. usate svariate, quindi le piante per esempio a crescita veloce sono quelle che assorbono più impurità dal terreno, le piante, quelle cosiddette, i boschi cedri che vengono prodotti apposta per farne proprio pellet, per Per essere produrle in macinati. grande quantità. Guarda, io avevo scritto tempo fa, magari mi confermi se è vera questa cosa, anche così mi interessa perché avevo trovato. Avevo scritto che i pellet di buona qualità hanno una resa termica superiore anche del 20% rispetto a quelli di cattiva qualità. Però il problema era il fatto che non esiste uno standard vero preciso, no? C'è un'associazione italiana che è l'AIL, che in qualche modo cerca di dare una sorta di certificazione, ma non c'è una normativa sui pellet di qualità e non qualità. Io avevo scritto che una regola per scegliere il pellet è osservarlo attentamente, perché di solito quelli di buona qualità sono lucidi e lisci, hanno forme e lunghezza regolari e poi in fondo al sacchetto ci sono poche segature, pochi residui, perché sono fatti bene, no? In qualche modo. E poi avevo scritto, poi sempre mi interessa il tuo parere per capire se sono reali queste informazioni che avevo raccolto, ecco, che solitamente quello che contiene il legno vergine di faggio e abete, e quando è misto che contenga almeno un 70% di faggio, di colore chiaro soprattutto, dovrebbero essere i migliori, ecco. Non che il colore scuro sia un segno di bassa qualità, perché può anche essere dovuto a una forte riduzione dell'umidità, però questa indicazione avevo dato, ecco, ci stanno secondo te? Sono ancora realistiche, sicuramente sì. E quello del fondo del sacchetto, della polvere, diciamo, rimasta nel sacchetto, è un indice o meno di buona fattura. Se noi, anche perché il problema, uno degli altri problemi grossi che ho riscontrato facendo appunto assistenze è che tutti abbiamo questa abitudine di rovesciare giù il sacchetto nella stufa direttamente. E
cosa, e facciamo continuamente aggiungere segatura al serbatoio, che poi per gravità finisce sempre sul fondo dove c'è la vite, dove sforza di più. Quindi una delle tecniche che io consigliavo, e tanti dei miei vecchi clienti l'avevano adottata questa cosa, era di fare una cassapanca dove rovesciare prima il pellet dentro lì, in modo che si comunque si depositasse, e di raccogliere e fare il Mano a riempimento mano, di certo. cappalette da farina. In questo caso avevamo ridotto di tanto le manutenzioni legate alle rotture dei motori, piuttosto che perché non sono coccole, questo sistema di trasporto del pellet si chiama coccola, quello c'è il motore. La coccola non è progettata per girare nella segatura. E quindi se alla fine di una stagione noi sul fondo abbiamo anche 2 o 3 centimetri di questa segatura in alcuni casi, e guarda caso va tutto a concentrarsi nell'unico posto dove non dovrebbe fermarsi, cioè dove c'è il punto dove sforza di più. Quindi lì derivavano poi varie rotture e altre cose. Quindi, quando vuoi passare a introdurre il discorso Chiaro, delle chiaro. manutenzioni legate alle Adesso rotture, sono pronto perché era il mio c'è lavoro. una certa, è che Mi gioco in era, casa, no, lo ma dico chiaro. assolutamente, perché poi questa è la parte più interessante, solo che era importante appunto fare un cappello introduttivo dove in qualche modo spiegavamo come funzionano, come se sono convenienti o no, eccetera. E ecco, quindi poi diciamo che ecco, la resa di una stufa pellet poi, e anche la sicurezza naturalmente sono legate alla una buona manutenzione, che sappiamo che per legge è necessario, o sarebbe necessario, perché poi non si sa chi lo fa realmente, però questo non ci interessa. Sarebbe necessario che ogni anno venisse un tecnico per fare la manutenzione straordinaria, quindi per controllare che sia tutto a posto, però questo non è, comunque non sarebbe abbastanza da solo. È necessario poi eseguire in maniera autonoma, ecco, una pulizia ordinaria invece, no, della stufa pellet e mantenerla, anche perché se si conosce, come mi spiegavi prima, se si conosce il funzionamento, quindi magari la si è aperta, si è guardato le parti, eccetera, poi dopo se viene un tecnico che magari ci vuole caricare dei costi extra perché è un po' furbetto, diciamo che non ci frega, ecco, in questo modo, no? Noi riusciamo a essere più consapevoli. Quindi cosa deve fare una persona? Ecco, quali sono le cose importanti da fare per fare una manutenzione ordinaria della propria stufa? Le parti più importanti da guardare, Da prima in assoluto è guardare il libretto di istruzioni, prima regola, che non fa mai nessuno, immagino. che non fa mai nessuno, e almeno il 50% di casi non sanno neanche dove è andato a finire. E Bruciato purtroppo è insieme al così. pellet. E la cosa strana è che anche i tecnici, come me per esempio, a volte hanno bisogno del libretto di istruzioni, perché non tutte le stufe le conosce in memoria, non tutte le stufe hanno, a meno che tu non sia uno proprio che arriva lì e la smantella. Io le smantellavo proprio, addirittura un buon 50% delle mie stufe che facevo le ho sempre anche portate fuori perché fossero pulite correttamente in fase di manutenzione. Quindi, se partiamo in ordine, diciamo che una buona manutenzione ordinaria è fondamentale. Non arriviamo però, per favore, come in tanti, a vivere con l'aspirapolvere fisso di fianco alla stufa, perché diventa una psicosi quella dell'aspirapolvere fisso lì del bidone attaccato alla stufa. Le stufe sono progettate per funzionare anche un po' di più di quello che poi ti scrivono sul manuale. Se rispettiamo almeno un minimo di parametro, è quello di dire manutenzione ordinaria, che consiste nei soliti cassetti, la porta, il vetro, se volete vedere il vetro bello pulito, e le solite cose. Sì. Da lì a passare poi alla fase successiva, che è quella di avere una manutenzione più dettagliata, quindi più straordinaria, dovete sapere che in tanti di questi libretti c'è comunque scritto anche le procedure per andare a fare le manutenzioni più accurate, quindi quelle più a fondo. Qualora non fossero indicate, dovreste avere in quel caso la capacità voi di capire, di farvi spiegare, oppure perché no, è brutto dirlo, di rubare il lavoro al tecnico la prima volta che è stato da voi, se ve l'ha fatta correttamente. Chiedergli, vedere cosa fa, capire come Sì. agisce, come interviene, poi imparare, no? In qualche modo. Sì, perché il funzionamento di base di una stufa è quando cade questo pellet nel braciere. Sotto al braciere viene spinta l'aria in maniera, non viene spinta in maniera forzata, mi correggo, per effetto dell'estrazione dei fumi forzati,
quest'aria entra sotto il braciere e quindi alimenta la combustione. E solo così può funzionare. Se noi andiamo a sballare questa cosa, quindi espelliamo i fumi in maniera scorretta, comunque tappandoli o soffocandoli, o non abbiamo giusto l'ingresso dell'aria che va a finire sotto il braciere, non c'è più equilibrio tra appunto questi due fattori. A quel punto la stufa comincia a bruciare male e ad andare male. È importante capirla la stufa, no? Cioè, vediamo anche il colore della fiamma, vediamo comunque come si comporta, se ci dà un allarme, perché ormai con la tecnologia che abbiamo, se una stufa accusa qualche problema, qualche rallentamento, qualche cosa, dovrebbe, in teoria dico dovrebbe, darci anche degli allarmi. Questi vanno vissuti come, oddio, non devo chiamare il tecnico, oddio, cioè, ecco, con calma, si capisce. Una Certo. stufa, per esempio, che brucia male, per assurdo scalda molto di più, perché diventa un rovente. Io ne ho una qui a casa che ho fatto anche un video che poi arriverà prima o poi, che quando va quel problema lì ti auguro non avvicinare nulla perché rischi di andare a fuoco anche la porta se ce l'hai vicino. Perché è un segno di malfunzionamento, quindi nel momento in cui non abbiamo più mantenuto questo equilibrio tra l'ingresso dell'ossigeno e l'espulsione dei fumi, la fiamma ha una fiamma veramente di tipo copertone bruciato, Certo. sai quando bruci il copertone, no, È io non l'ho mai leggermente provato, tossico. sì, si vede nei video, sai, quando c'è stato un grosso problema legato ai copertoni che bruciavano nel tunnel, no? Quando è successo quella Sì, disgrazia sì, nel sì, sì. Certo. tunnel che attraversa la Francia, lì dove è successo quella cosa. Ecco, i pneumatici sono robe del genere. Nella stufa pellet succede la stessa identica cosa, è spaventosa. Allora, senti, quindi prima cosa guardare, diciamo per ricapitolare, prima cosa leggere il libretto, perché molto spesso lì c'è scritto come si fa la manutenzione ordinaria e anche immagino eventuali stufe un po' più tecnologiche che hanno spie, mostrano magari errori sul display, cose del genere. C'è scritto quale, cosa c'è, no? A cosa corrisponde quell'errore. Poi te lo chiedo proprio perché io non ho la stufa pellet, ho la stufa tradizionale a legna. Immagino che anche per questa stufa qua sia necessario fare la pulizia del connotum della cenere, no? Giusto? Come. Giusto, quello si aspira, c'è un cassetto che si estrae, come funziona di solito? Dipende dai vari prodotti, però c'è sempre un cassetto cenerario, ovviamente, dove ricadono poi le ceneri che volano, che svolazzano, che passano anche quelle sotto il braciere hanno di solito lo scodellino dove raccoglierle, o il cassettino dove raccoglierle. Normalmente, nella maniera un pochettino più approfondita, c'è anche un secondo passaggio fumi, che è una cosiddetta scatola fumi, da dove poi il convogliatore dell'estrattore fumi convoglia i fumi per andare poi a tetto, che è un pochettino più nascosto, quindi non è dove noi abbiamo la posizione ordinaria, ma è già nella fase successiva, quindi quella straordinaria, che normalmente è dietro a una paratia chiusa con dei bulloni, con delle viti, con una guarnizione, sul fianco, sul posteriore, sul davanti, in basso, dipende poi dove la collocate la ditta e lo capite andando a identificare dove hanno montato l'estrattore dei fumi. Sì. E una volta trovato montato l'estrattore dei fumi, voi sappiate che quello è sempre montato su questa cosiddetta scatola fumi, che è niente meno che un filtro. Fondamentalmente funziona come un filtro, perché se avesse un'espulsione diretta, porterebbe tutte le polveri anche a tetto, Chiaro, mentre chiaro. invece questa vasca è come un plenum di decantazione. Poi chiaramente se si crea un po' di turbolenza, un po' di polviscolo va sempre a tetto, in ogni caso non escono solo i gas, escono anche le polveri, credimi, perché io sui tetti ci salivo e ne trovavo Certo, parecchio. ma ci credo. Ma senti, Però so che questo qui è così, concettualmente qui così. potrebbe essere comodo, come faccio ad esempio io con la stufa legna, perché ne colgo l'occasione anche per parlare a parte della stufa legna, perché anche lì è molto importante la pulizia delle ceneri, altrimenti ti prende fuoco il camino molto banalmente, dopo lì è un disastro se non lo fai. E può essere interessante avere anche quei bidoni spiratutto che infili dentro l'interno e spiri tutta la cenere che c'è all'interno, come faccio io con la stufa. Sì. Io ho fatto anche di mio, ho costruito addirittura con un vecchio bidone, lo potete fare anche cercando dei video tutorial su YouTube, appunto, potete fare anche il filtro intermedio, Sì. un filtro ciclonico intermedio che potete interporre tra il vostro aspirapolvere e la stufa. Questo vi salva l'aspirapolvere.
Potete avere anche il classico aspirapolvere verde, famosissimo, Sì. il tubo, lo attaccate nel vostro bidone, quindi non andate a fare l'aspirazione diretta per intasare i sacchetti che costano una fortuna, lo so perché sabato scorso purtroppo sono uscito a comprare perché le avevo finite io, a casa le ho bisogno, perché sai che vivo col canno, per cui Chiaro, chiaro. devo Casa un aspirare tutti i disastro. giorni immancabilmente, perché Kiba perde un po' di peluccio anche lei, però ecco, interponete e trovateli, perché su internet ci sono, ho fatto un video anch'io sul mio caso, però si trovano questi filtri ciclonici che sono creati con dei bidoni, delle latte addirittura di plastica, dalla vernice, con Senti, 3, ma 2, 2 una curvette, persona che d'accordo? utilizza la stufa pellet quotidianamente, facciamo finta che uno volesse in qualche modo dire, ok, io voglio anche essere energeticamente staccato, oppure voglio usare pochissimo il gas naturale, voglio usare molto la stufa pellet, quindi provare ad avere un risparmio interessante. Questa pulizia, usandola molto la stufa, ogni quanto si fa secondo te? 2 volte l'anno, una volta al mese, come... Quella ordinaria c'è chi la fa addirittura tutti i giorni, io la facevo una volta alla settimana. Quindi io non faccio testo per quello, però consiglio comunque a tutti di guardarla. Insomma, alla fine il braciere si vede, la porta la vedete, il cassettino appunto dove dovrebbe essere contenuta questa cenere è evidente, si apre la porta. Se non fate come faccio io che quando apro la porta c'è il vulcano, cioè c'è proprio il buco con la fiamma dentro. Quello è esagerato. Quindi ogni 2-3 giorni un colpetto con l'aspirapolvere potete dargliela. Dunque, poi prego, Quella a scusami. fondo no, quella a fondo io la consiglio addirittura una volta sicura, ma anche 2 in alcuni casi se uno la usa tanto, all'anno. Chiaro, chiaro. E dopo, correggimi se dico un'eresia perché non le conosco molto a fondo, immagino che abbia anche uno scambiatore termico che deve essere pulito, un po' come le caldaie classiche. No, giusto? E anche lì si può estrarre lo Dipende scambiatore termico, come funziona? dai modelli, ce ne sono tante che hanno l'apertura sopra, quindi poi tu vedi proprio il punto dove batte, dove girano i fumi. Sì. Normalmente lo scambiatore termico è sopra dove batte la fiamma. Al Ok. primo giro di fumi li gira, ci sono delle alette, degli scambiatori, dei tubi, a secondo poi del tipo di prodotto, e lì è il punto dove poi raccoglie il più gran calore e lo deve scambiare. E anche il punto dove però si fermano tante polveri, perché sopra questi tubi che normalmente sono circolari, proprio sono dei tubi, sopra si forma proprio un sacco di polvere. Infatti se vai dentro con le mani, ecco, una cosa che posso consigliarvi è, al costo veramente ridicolo, a volte nei cassoni dei supermercati mettono in vendita proprio a così nei cassoni, nei cestoni, gli scovolini per le bottiglie. Quelli sono comodissimi se usati con sempre la macchina ferma, fredda, quindi partiamo dal presupposto che tutte le manutenzioni, mi correggo appunto, aggiungo questa cosa, tutte le manutenzioni devono essere svolte e fatte con stufa fredda, ferma e spina staccata. Io staccavo la spina anche se sapevo come interagire con la macchina e non ho mai fatto o manovre azzardate, quindi ancora di più uno che ci mette le mani e lo fa. Fatelo anche voi perché magari mai andare a toccare motori, organi meccanici di movimento con la spina dentro, perché fidarsi è bene o non fidarsi è meglio, sai che io sono di quella scuola lì. Quindi questo è importante. Premesso questo, queste manutenzioni devono comunque essere fatte con una certa periodicità, Chiaro. quindi io consiglio di inserirlo a calendario, per esempio, perché c'è gente che lo ha inserito a calendario, sa che quel sabato lì si alza, fa questi piccoli lavori di casa e poi va tutto il giorno tranquillo e potete anche Certo. impostarlo in Ma questo modo, ecco, vi se do un piccolo trucco che utilizzo anch'io per ricordarmi le cose, utilizzando Google Calendar. Magari non lo sapete, ma con Google Calendar potete avere delle notifiche cicliche, cioè potete fare in modo che una certa notifica, un allarme, ecco, vi arrivi, non so, tutti i mesi, sempre il primo del mese, facciamo finta, no? E quindi in questo modo cercate Google Calendar su Google oppure dal telefono, se avete l'app installata, vi impostate. Il primo del mese fare controllo della stufa e vi mettete un alert, c'è cioè la possibilità proprio di mettere un alert che vi suona, addirittura che vi arriva, e in questo modo non vi dimenticate le cose. È molto utile, ve lo consiglio di fare, perché poi qua, voglio dire, è facile non dimenticarsi, come la revisione dell'auto o altre cose, è molto facile sì. dimenticarsi. Poi dopo sono guai. Senti, poi le
Leggevo, adesso mentre chiacchieravi, leggevo che c'è una normativa, la UNI 10683, che obbliga alla pulizia anche della canna fumaria, giusto? Anche questa qua, io per esempio sulla stufa a legna la faccio, io personalmente la faccio una volta, barra due volte l'anno, a seconda di quanto la uso quell'anno, diciamo, ma anche qua immagino che debba essere fatta e possa anche essere fatta in autonomia, no? In qualche modo se si sa come farla. Oppure no, oppure qui è importante chiamare dei tecnici. Come funziona la pulizia della stufa, della canna fumaria in questo caso? Normativamente come funziona non te lo No, so nel modo dire. pratico come si fa? Perché... Diciamo, nella pratica è importante che vi arrangiate o che vi pensiate anche di fare magari la pulizia anche lì ordinaria, sicuramente del canale da fumo. Quindi abbiamo già detto prima che avevamo diviso le due cose, Sì. un conto la canna fumaria. Nel mio caso specifico la canna fumaria, ad oggi è vergognoso dirlo, non la faccio da 2 anni. Molto Però il male. canale da fumo lo pulisci una volta al mese, perché il primo tratto della stufa è quello che si sporca comunque di più con le polveri. Il secondo tratto, quindi la canna fumaria vera e propria che va a tetto, per struttura, per dimensione, per tutto quello che è, si presta di più a durare un pochettino di più come pulizia. Però ecco, uno scovolo dell'adeguata misura e soprattutto dell'adeguata fattura, perché ci sono scovoli d'acciaio, scovoli di teflon, di fibra plastica o cose del genere, quindi ci sono vari tipi di scovoli, dovete sapere che canna fumaria avete prima di andare dentro con uno spazzetto, perché rischiate di rovinare i tubi. Per esempio nelle canne fumarie d'acciaio, quelle corrugate, non, che all'epoca si usavano, quindi ce ne sono ancora in giro tantissime, non si entra con gli scovi d'acciaio perché altrimenti scorticate tutto il tubo. Ah, Infatti, quelli hanno certo. ideati quelli di plastica per quella ragione lì, perché altrimenti grattavano tutto. Nelle vecchie canne fumarie di cotto, ammesso che ce ne siano in giro ancora, se andate dentro con quelli troppo violenti, troppo stretti, che sforzano molto, consumate il mattone e grattate via non solo Sì. No, la. stai, per chi non lo sa, stai parlando, scusa, di quelle palle, diciamo, che contengono quelle specie di Sì, scopini e tutti attaccati in quelli ferro, sono che cari dall'alto, giusto, con una corda e pulisci la sì. canna tirandola su e giù, su e giù. Sì, che è quello che faccio io, O con le poi. aste, adesso sono molto più pratiche le aste perché le vendono già dei kit preparati che sono montabili tra di loro, sono delle aste con un passo M12, quindi è facile anche da aggiuntarle, sono da un metro e mezzo, 2 metri, quindi a seconda della vostra canna prendete il numero di pezzi necessari, ve la infilate. Ecco, anche lì la procedura è, attenzione, se non avete la linea vita sul tetto per imbragarvi, per attaccarvi, evitate di uscire con le ciabatte o cose del genere, perché ne ho viste veramente di tutti i colori. In un cantiere una volta, Francesco, eravamo a fare un lavoro su un tetto, ho guardato il proprietario, ho detto, vabbè, se sta sul tetto, le vado a casa io. Cioè, non voglio avere questa Troppo responsabilità. pericoloso. Ma no, perché poi veramente trovi persone che sono fuori di testa, cioè ti saltano sul tetto con le ciabatte di casa sul serio. Quindi queste cose qua io punto molto su questo perché ho fatto manutenzione per una grossa parte della mia vita e so dove si trovano i problemi. Quindi la canna fumaria, per esempio, è fondamentale nel funzionamento di una stufa. Non sapere che alla fine dell'anno vi aveva fatto il nido l'uccellino su al tetto, su al camino, perché vanno lì per scaldarsi, perché trovano rifugio. E poi magari parti, vai come per esempio milioni di cimici asiatiche arrivate verdi, lì arrivate dentro nelle stufe. Se ho trovato di tutto, ho trovato un topolino nella ventola dei fumi perché chissà dove è passato, gli uccellini che sono caduti poi alla fine non trovano altro scampo che non finire nella stufa, ghiri. Ecco, tutte queste cose sono ordinarie, purtroppo, per chi faceva come me quel lavoro. Per voi che siete a casa e vi capita di farlo una volta all'anno, magari è strano sentirlo dire, però se volete avere un buon funzionamento dell'apparecchio, dobbiamo partire dal presupposto che va tenuto in ordine, va tenuto pulito, va tenuta in ordine sia la canna che il canale da fumo che la stufa stessa. Quindi sono tre elementi fondamentali. Da lì a dire poi c'è il guasto, c'è qui, c'è là, ne passa. Perché io per esperienza diretta vi posso assicurare che l'80%, e non è poco, l'80% dei miei interventi erano per cattiva manutenzione o per pulizie. E anche quando intervenivo tecnicamente su una macchina, prima di decretare guasto il ventilatore, guasto l'estrattore dei fumi, guasto la scheda, dovevo fare la pulizia. Perché
perché non puoi operare in un campo minato, sporco, in quel modo lì. Cioè prima pulisci tutto il sistema, Chiaro. poi ti rendi conto di quali sono veramente i malfunzionamenti. E anche qui, nella maggior parte dei casi, la stufa magicamente tornava a funzionare. Ah, ma cosa ha fatto? Niente, guardi, l'ho solo pulita, ma è sicuro? Ecco, poi ti dico il trucco della porta che tanti non conoscono, sentiamo se tu No, conosci. sì, no, sono molto curioso, no, ma questo secondo me è il ragionamento che hai fatto adesso vale un po' in generale per tante cose, no? Cioè, se abbiamo cura, ma purtroppo nel modo normale, considerato normale di vivere, le persone non hanno il tempo di seguire, ma anche per una forma mentale proprio a cui ti abitua il sistema, di seguire le cose che hanno, che acquistano, e quindi le usano e basta, e la manutenzione non fa parte di quelle cose di cui si occupano, e dopo le cose si rompono magari anzitempo, come dicevi te, o funzionano male, o diventano anche pericolose, proprio perché non le seguiamo, non le guardiamo, e tante volte molti lavori si possono fare da sé, come hai dimostrato oggi, che sembrano anche abbastanza semplici, no? Sentendoli dalle tue parole, e tutto sommato. E quindi questo qua è molto importante, ecco, darlo come messaggio, perché soprattutto in questa scelta di vita, come la tua, come la mia, eccetera, imparare ad arrangiarsi completamente, fa risparmiare anche tanti soldi e poi si diventa più consapevoli, no, di quello che si ha, perché un tecnico viene a casa e non è che ti racconta quello che vuole, sai cos'è uno scambiatore termico, sai perché la canna fumaria è importante pulirla, sai, no, sai le cose, e quindi non ti fregano. E raccontaci di Guarda, questo trucco della porta, dai. una volta in una caldaia che non funzionava, appunto, una caldaia a legna, parliamo, piuttosto grossa, sono arrivato, ho fatto una determinata cosa e questo mi guarda e fa: ma cosa sto facendo? Dico: come cosa sto facendo? Devo intervenire. Ma no, ma guardi che quelli che sono venuti fino adesso non avevano mai smontato queste parti. Ma dico: sicuro? E ci andavano delle assistenze precedenti, quindi non è bello parlare male della concorrenza. All'epoca era concorrenza, perché anch'io ero nel mondo del lavoro, lo vedevo in quel modo, adesso lo vedo in maniera diversa. E quindi poi è diventata una missione fondamentalmente. Però allora dico: no, ma scusi, ma se non le hanno mai tolto questo pezzo, quest'altro pezzo, quest'altra cosa, così come stavo svolgendo io, dico: loro non l'hanno mai pulita la caldaia. Ecco, questo per dirtene una. Chiaro. Quindi passare da questo regime dove noi siamo dei consumatori perfetti, quindi dei consumatori seriali, addirittura di beni di consumo che vengono prodotti così, ma è brutto dire, ma anche le stufe, anche i servizi vengono venduti perché noi siamo diventati dei consumatori. Quindi nel momento in cui vogliamo diventare invece dei consumatori consapevoli, e quindi nella nostra semplicità volontaria, nella nostra autorivoluzione, consideriamo anche il fatto che se non ho la capacità tecnica o proprio materiale di farmelo il lavoro, quantomeno mi istruisco e faccio in modo che non mi freghino, tra virgolette, perché poi anche lì tanto dipende anche da noi, e ve lo dico chiaramente, perché io avevo diversi e veramente tanti clienti che prima ancora di chiamarmi perché ero il tecnico, mi chiamavano per nome, quindi io ero il Mauro per loro, capito? Quindi nel momento in cui voi comportandovi anche bene, tra virgolette, riuscite a instaurare un ottimo rapporto con il tecnico investiamo nella massima fiducia, ok? Se avete investito nella massima fiducia, 9 volte su 10 non vi fregano. Certo. Cioè, ad essere proprio scaltro forte e avere il pelo Sì, così, quell'altro diciamo ti frega una brutta dopo. persona proprio Deve dovrebbe essere. essere proprio brutto se vi frega comunque, no? Quindi io cercavo di far capire ai miei clienti, anche quando mi chiamavano con delle stufe che non potevo fare perché magari erano ancora in garanzia, piuttosto che avevano delle tecniche che non conoscevo e quindi era meglio restare vicino all'assistenza piuttosto che scappare, perché poi vi puniscono dopo altrimenti. Io insegnavo ai miei clienti o tali ad avere il miglior rapporto possibile con la persona che era al loro servizio qui in quel caso. Quindi è vero anche a volte non farli sempre passare per ladri, perché non è così in realtà. Sono persone che devono scampare anche loro tutto il giorno, arrivare alla fine del mese comunque pagandoci anche Molte parecchie tasse anche. tasse e stare bloccati nel traffico l'80% delle volte, perché ci sono anche quelli che vanno a comprare le sigarette con la macchina, se vogliamo stare a guardare tutto. E quindi, no, perché allora se devo restare bloccato nel traffico, pagare le tasse ed essere bloccato dalla mamma che porta il bambino a scuola a 500 metri da casa, no, quello mi fa girare un po' Va bene, sento che ti non stai arrabbiando, quindi è il caso.
No, calmiamoci. Quindi è fondamentale anche questa Il cosa. Alla rapporto, base di sì. tutte queste cose c'è il rapporto sociale, secondo me. E anche se stiamo parlando di una stufa, c'entra qualcosa. Vedete che poi alla fine lo collegate, se volete pensarci. No, è importante. Poi i rapporti umani con gli altri sono fondamentali, no? Ma così per capire che siamo tutti un po' sulla stessa barca e che alla fine siamo un po' tutti vittime di questo sistema, dobbiamo cercare di aiutarci vicendevolmente. Senti, io. Vedere, Prego, scusami. per vedere se una macchina, una stufa, io la chiamo macchina, tutte le stufe, brucia bene o brucia male, per esempio, basta che voi sganciate la maniglia dalla porta, aprite la porta, anche proprio un millimetro, e voi vedete che la stufa va in crisi, perché non possono esserci altri ingressi d'aria che non sia quello progettato dal fondo del braciere, quindi attraversando la fiamma, il combustibile in questo caso, e andare a creare la combustione corretta. Va in crisi vuol dire Quindi, che si spegne oppure che non brucia bene? Cosa vuol brucia dire? malissimo, brucia male perché è quella che noi chiamiamo aria parassita, quindi infiltrazione di aria secondaria che non è stata progettata per funzionare in quel modo, perché se ci sono già delle stufe d'ultima generazione che hanno l'aria secondaria a completamento della combustione, funzionano in maniera diversa. So che ci esistono già dei prodotti che hanno già qualcosa di evoluto di questo tipo, però parliamo della stufa classica, pellet tradizionale, magari da poco anche, perché poi ci sono le offerte, c'è quella che uno può comprarsi anche. Che anche lì la super macchina non è detto che vada meno della mini macchina, per Chiaro. capirci. Non è la marca che fa la differenza, attenzione. Ecco, però se noi facciamo un esperimento che è quello di aprire leggermente la portiera, capiamo cosa sta succedendo e vediamo immediatamente, nell'immediato, cosa sta succedendo alla fiamma. Quindi una porta, questo viene da sé, che è una porta che chiude male, è una porta con la guarnizione rovinata, è una porta che non fa il suo dovere, non fa il suo lavoro. Quindi per provare questa cosa io consigliavo di prendere un foglio, infilarlo nella portiera, chiudere la portiera e sfilare il foglio. Se la portiera vi lascia sfilare il foglio in tutti i punti, Sì. vedete che la porta non chiude, o in un punto specifico la porta non chiude, la guarnizione guasta. Va registrata la chiusura se c'è un registro della chiusura, va cambiata la guarnizione se ha Questo si fa un... sempre a stufa spenta, ovviamente. Sempre a stufa spenta, perché tanto è una cosa che noi dobbiamo controllare lì al momento, Sì. ed è una delle cose che io guardavo quando arrivavo. Aprivo la porta, controllavo la guarnizione. Una guarnizione non è mai intera o vulcanizzata come le guarnizioni dei forni, ma è comunque giuntata in un punto, Chiaro. e dove ha questa giunta normalmente si comincia a sfilacciare, e nel punto sicuramente la trovate guasta, nel punto dove voi sbattete per sfilare il cassettino cenerario. Ci sono stufe che aprono talmente poco che ci sfiori dentro continuamente, continui a sfilacciarla. Le guarnizioni non vanno mai pulite a caldo, quindi non vanno proprio neanche pulite. Se gli passate appena appena una spugnetta, un panno umido e basta. Senza Non consiglio prodotti. prodotti, io non ho mai consigliato prodotti. Addirittura io usavo una spugna umida, la imbevete, la pucciate nella cenere stessa, pulite il vetro con la cenere stessa. Una passata con un filino di carta, una carta scotch, qualcosa del genere. Basta, prodotti non servono, i prodotti chimici non servono. Se avete bisogno di un prodotto chimico per pulire il vetro, avete altri problemi. Vuol dire che la macchina non va bene, non è dimensionata bene, brucia male, state bruciando porcheria perché pellet comunque brutti scadenti esistono. Questo ve lo dice la macchina, quindi la fiamma deve essere una fiamma, come ho sempre spiegato io, a fuoco. Immaginate di mettere a fuoco una fotografia. Se voi fate un'immagine sfocata, avete questo effetto proprio di turbolenza, di cosa Sì, sì, non sì. nitida. Una fiamma invece che puntate l'occhio sulla fiamma, e non per molto perché poi tanto vi va insieme la vista, e guardate la fiamma e voi vedete una fiamma nitida, con una bella forma, Ben parti circoscritta. giù. E non fa il baffo nero, il rigagnolo nero come quando appunto bruciamo la porcheria. A quel punto vuol dire che la fiamma sta andando, una fiamma spinta, una fiamma bene, che vada Quindi bene, diciamo allegra. un po', ma è un po' come l'orto, no? Anche, cioè se tu lo guardi l'orto e lo osservi e vedi che sta bene, anche la stufa pellet la guardi, lo osservi come prima cosa. Quindi ricapitolando, no? Giusto per punti, abbiamo l'importanza di leggere, giusto per chi magari si è un po' perso nei nostri discorsi, l'importanza di leggere molto bene il manuale sin dall'inizio perché spesso è spiegato tutto, compresi eventuali allarmi, ecco, errori. Guardarla, la stufa, guardarla esteticamente, vedere che la fiamma sia a posto. Questo trucco interessante
stanza della porta, no? Per cui deve essere una sorta di camera stagna, no? Giusto? Dove Sì. in qualche modo deve entrare solo l'aria che decide la stufa e non infiltrazioni extra che non servono a niente. E poi dopo, alla fine, una volta che hai fatto questa cosa qua, allora si passa alle cose tecniche. E quindi si pulisce il braciere, si pulisce lo scambiatore termico e poi si fa eventualmente un po' Ingresso più dell'aria. ingresso dell'aria e poi eventualmente complicata. Insomma, complicata pulizia del camino e quella canna fumaria che è un po' più complessa, sì. Un po' più complessa, sì. È I questo, canali no? da fumo che avete di collegamento, scusami, i canali da fumo che fate fare o che fate in casa di collegamento tra la stufa, l'apparecchio e la canna devono avere pendenza e cambi di direzione corretti ed essere facili da manutenzionare, cioè non è che quando staccate il collare, se è ammesso che lo mettano, perché tanti non mettono nemmeno quello, vi cade l'impianto addosso. Cos'è il collare? Dovete arrampicarvi su una sedia o su una scala in qualche maniera per cercare di fare quegli equilibristi con il canale da fumo in mano, cioè pezzo per pezzo il condotto del fumare, diciamo, il canale da fumo, deve essere possibile smontarlo senza che vi cada addosso, senza rovinare i muri, senza che vi succeda poi niente e soprattutto senza fare la minima fatica. Ci esistono addirittura degli scovoli flessibili che entrano anche nei tubi, quindi se è fatto correttamente, io con la mia sonda in fibra di carbonio ero in grado di passare anche nel canale da fumo 80% delle volte, oppure andavi a smontare il T di raccolta delle prime ceneri. Collocare appunto questo raccordo a T col tappo nei punti strategici dove magari mettendone anche solo uno in più in fase di acquisto vi permette poi di fare però una manutenzione più veloce anche a voi stessi in casa. Quindi sono tanti trucchi che bisogna accorgere, su cui bisogna veramente cogliere in un impianto del genere. Diciamo che un buon tecnico o comunque un buon installatore che vi propone, se non lo fate voi, un'ottima installazione, deve essere in grado di consigliarvi anche queste cose. Quindi a livello pratico fatevi consigliare bene e sempre con quella sensazione che non vi stiano vendendo qualcosa in più solo perché devono fare il reddito, ma che vi vogliano facilitare o facilitarsi stessi, loro stessi, le prove. Una volta Francesco ho pulito una stufa che arrivava da una grossa catena di vendita di cui non faccio il nome, quindi demonizzata da chiunque come se fosse chissà che cosa. Io quando l'ho smontata la prima volta ho detto, cavoli, quello che ha progettato questa stufa, secondo me prima le puliva, perché ha capito cosa abbiamo bisogno noi quando lavoriamo sulle stufe. Quindi questo è fondamentale, per esempio. Così anche il tecnico che viene a casa a farvi il lavoro, dovete avere la sensazione che stia lavorando come se stesse lavorando per sé, perché prima ancora di darvi il problema a voi, ce l'ha anche lui quando poi deve intervenire. Quindi se è un commerciante, inteso come uno che vuole far soldi, non Sì, come categoria un per come, commerciale, no? se è un commerciale proprio di quelli che deve far soldi a tutto schiano, allora questa sensazione ce l'avete subito perché vi vende l'aria. Quindi facciamo attenzione anche a quella Anche cosa lì. quello molto importante, si fa presto poi a cambiare, no? Eventualmente, se vediamo che, ma sai quella capacità di capire l'altro, no? Anche di capire che siamo di fronte a una persona buona, tra virgolette, invece che a uno che cerca di arraffare denaro e basta. Non è facilissima, no? Da avere. Non tutti riescono ad avere questa sensazione a pelle, poi tendono a fidarsi molto le persone. Però è importante sapere con chi abbiamo a che fare, anche perché poi dopo fidarsi della persona sbagliata può avere anche delle conseguenze gravi, no? Da questo punto di vista. Va bene, Mauro, io credo che abbiamo detto tanto, no? In qualche modo, è una cinquantina di Sì, minuti che chiacchieriamo, mi sembra infatti. che abbiamo dato molta consapevolezza da questo punto di vista, anche perché, lo ricordo, la spesa energetica di riscaldamento di una casa incide molto sul bilancio familiare, quindi avere a scegliere alternative come questa, ad esempio, della stufa pellet, e saperla scegliere, soprattutto grazie ai consigli di Mauro, è molto importante, no? Niente, Sì. quindi Mauro, se ci siamo dimenticati qualcosa, se no possiamo No, anche salutarci. i guasti soliti, così a grandi linee, io vi dico, vi porto gli esempi che mi facevano, tipo carica meno, no, mi butta giù troppo pellet, ecco per esempio non esiste, cioè Cioè, consuma troppo pellet, intendi? a meno che non si rompa una scheda e che il motore cominci veramente a dare i numeri da solo. Non esiste una stufa che carica da sola di più pellet, è una macchina che tendenzialmente accumula pellet
pellet all'interno del braciere fino ad arrivare a cadere fuori o cose del genere, è una macchina che va spenta immediatamente, pulita a fondo e poi monitorata ancora. Perché non è mai esistita una cosa del genere, cioè il motore e la scheda, a meno che non si guastino da soli, non iniziano a dare i numeri in questo modo. Non è la stufa che carica di più, è la macchina e la stufa che ne brucia di meno. Chiaro. Quindi è venuto a mancare uno degli elementi che dicevo prima. Io ho puntato molto in questa conversazione sulla pulizia, ripeto, perché l'80%, forse oltre, dei miei interventi erano legati a quello. Dopo entri nell'ambiente della tecnica, allora si è rotto il ventilatore dei fumi, il motore non carica più, si inchioda perché lo senti che stride, perché allora dopo tecnicamente ce ne sono tanti altri problemi che andrebbero approfonditi con puntate da un'ora all'una e magari con degli esempi pratici. Io non sono qui a farvi la scuola su come intervenire in quel caso perché comunque capiate che in tanti casi è necessaria la manualità tecnica anche di medio livello, Sì, poi l'esperienza, no? È sì, importante. l'esperienza, tutte queste cose, però diciamo che un'infarinatura di base dove vi porto nella pratica, nell'esempio che l'80%, ripeto, dei miei interventi erano legati a quello, guarda che di lavoro vero e proprio tecnico ne rimaneva poco poi, per cui concentriamoci prima su quello, perché è stata la mia chiave. Per una vita di tutti gli appartamenti dove sono stato, in tanti di quei casi. Per cui, ecco, effettivamente, da lì poi a vendere ricambi e a far soldi vendendo ricambi era capace chiunque. Ah, si fa presto. Però, effettivamente, come diciamo prima, sai, poi c'è quello che fa gli affari e vabbè. Vabbè. Però, cioè, poi siamo tutti quanti in grado di farcela. Guarda, mi chiamano sotto le feste perché. Come puoi sapere, sotto le feste poi le ditte chiudono, sono in ferie, fanno il ponte, c'hanno un inventario. E allora a me arrivavano centinaia di chiamate. E io mi ricordo di aver fatto ripartire solo così, parlando, quindi a distanza, decine, ma decine, decine, decine di stufe, anche solo incoraggiando il cliente stesso. Ma Sì, che se provaci. avessi voluto, che se avessi voluto in qualche modo truffarli e andare a guadagnarci, andavi di persona, facevi l'intervento, ti facevi pagare 80 euro l'intervento, magari per niente, per aprire una Allora fino a porticina, Novara, da no? Lì me allora, lì parlo sta qua, anche nell'onestà del singolo. 30 km fuori coso di sabato, di domenica, ecco io non sono mai stato capace di fare soldi per quello perché non ho mai approfittato neanche della festività, perché sai che io sono di quelli che sul calendario non vede rosso, cioè per me sta un fatto di dolore, Vivendo perché non è come che se la mattina mi alzo perché sabato devo fare qualcosa di particolare perché è sabato, capito? vivendo Quando mi come sono vivi, infiltrato penso da che no. professore, come dicevo io, a me è cambiata la vita, per cui forse comunque qualche persona fa fatica a interpretare questa cosa, ma penso che per te sia più o meno la stessa cosa. Sì, no, beh, è difficile anche sapere che giorno è della settimana tante volte. Quindi ricordarsi qualche. Non dico il numero perché il numero è impossibile. Sapere che oggi è il 7, il 6, il 5, boh. Ma proprio il giorno della settimana alle volte è anche complicato. Ma questo Sì, proprio è infatti. proprio vivere in una cosa diversa. Ma Semplicità possiamo magari volontaria. farci una bella puntata su questa cosa, una vivere fuori dal tempo. Dai, Ecco, senti va bene. Mauro, grazie mille dei tuoi consigli utilissimi, perché poi vengono da una persona che l'ha fatto di mestiere per tanti anni questa cosa, e è fondamentale, no? Imparare a arrangiarsi, fondamentale. L'abbiamo capito anche quanti soldi si risparmiano. Quindi bene, e la prossima volta il nostro incontro, adesso abbiamo quasi finito questa serie, perché ci rimangono un paio di cose. Non dirmi adesso di cosa dobbiamo parlare perché mi devo No, preparare. guarda, ci sarebbe l'orto sinergico. Che però in realtà ne ho fatto due chiacchiere anche già con Antonella e Riccardo su questa cosa, quindi possiamo parlarne come no, vedremo, decideremo se ne abbiamo voglia o meno, tanto facciamo quello che abbiamo voglia. E dopo c'è tutta la questione del biologico, dove ci possiamo sbizzarrire un po' come vogliamo, prevedo già polemiche, non Mi da devo ridere. preparare, dai. Io ho Esatto. diversi miei follower che fanno anche l'orto sinergico, che non hanno il no dig come lo propongo io, ma che avevano sposato prima la causa del sinergico e visto che gli rendeva molto. Ho un amico che è al quarto anno ed è soddisfattissimo. Guarda, c'è molto materiale lì per chiacchierare. Va Quindi. bene. Mauro, grazie mille e noi ci Sì. Ti ringrazio vediamo io. tra un po'. Ciao a tutti.